Gli abitanti del vicolo quarto Pizzo Benedetto, ovvero la zona sopra il campo sportivo Stefano La Motta, ci segnalano che da qualche giorno vengono gettati dei rifiuti proprio nel terreno sovrastante la palestra. Si sta assistendo ad un nuovo miracolo della natura, ovvero la nascita di una piccola discarica, con la pazienza e con l'apporto di altri incivili cittadini, presto anch'essa diventerà grande e potrà contribuire seriamente al degrado della città. Non si capisce per quale motivo in pieno centro alcuni cittadini trovino il bisogno di gettare i propri rifiuti tra gli alberi, piuttosto che affidarli alla raccolta porta a porta. Sacchetti verdi di pannoloni, scatoloni di cartone e persino sedili in gomma a piuma si mimetizzano bene tra la fitta vegetazione. E forse la speranza di chi li getta è proprio che nessuno ci faccia caso, o che gli asinelli che da qualche tempo pascolano nei pressi si nutrono anche di tali rifiuti, facendo sparire questa immondizia. La raccolta differenziata a Nicosia evidentemente non è stata accettata. Viene interpretata da alcuni quasi come un peso, un obbligo, a cui non tutti vogliono sottostare, senza comprenderne i vantaggi a lungo termine. Probabilmente sarebbe opportuno cominciare a sanzionare senza sosta queste persone colte sul fatto. Certo, non è semplice accorgersi di certi gesti incivili, ma la collaborazione dei cittadini solerti può essere d'aiuto.